Felice Sciosha Mocca. E Felice Sciosha Mocca, piacere. Vuole la mano di Donna Carmela. Don Feli, io l'uomo come a voi, me li fumo. Ma anche Don Cocò aspira alla bella signora. Donna Carmela, ma quella è un bisciò, quella è una cosa eccezionale. Io quando avrò, mi si ingricca nel batù. Felice è sposato però con Concetta. O sapeva, quando vengo via a cavaccio, la mia drucchia, la mia guardava, la mia via. E Donna Carmela con Don Gerano, amico di Felice ed appassionato di uccelli. Scusate, avete visto il mio uccello? Geranio ha anche gli un amante. Fuimicini insieme, fuimicini unito alla testa, e dai su, e avveleniamoci insieme, e dai su, ma perché non mi va più bene? Che però ha un marito molto geloso. Feito! E sparo tutto qua, bocca lì, perché feito bene. Tutta questa gente si incontrerà alla pensione Dunetti, dove tra canzonettiste e viola buona, canzonettiste, direttori di albergo strani. Io sono Paolo Duro, un direttore. Voi mi chiamate, io vengo. A disposizione, voi mi chiamate, io vengo. Chiamatemi. E ancor più strani avventori. Basta, Zaitz, che mi ha fatto passare la luce. Mi hai guardato tutta la serata. Mi hai fatto passare la luce. E ora c'hai, me l'hai giustato. Vuoi non trovare la luce, ti portato a cercare. Poi non ti ho voluto fare la piscia, se ti hai portato l'urna. Perché poi tu guardi ciao. Non dovevi mangiare un bacio. Non dovevi mangiare ciao. Ma non puoi mangiare un bacio. Ma che tu fai ciao. Non capisci mai. Succederà di tutto alla pensione Dunet, camera 17. Pensione Dunet, camera 17. Solo al Teatro Reggio di Capitanata.